Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sarà un nuovo video What I Eat in a Day e vi lascio qui sotto in info box gli altri video che ho realizzato What I Eat in a Day se volete dare un'occhiata a nuove idee. Oggi vi farò vedere alcune ricette veramente sfiziose, una giornata mia tipo, quindi mi raccomando lasciate subito un like se vi piace questo genere di video e iscrivetevi al mio canale. Ora iniziamo subito dalla colazione, dove vado a preparare una sorta di French toast, veramente facili da realizzare. Io utilizzo un uovo, 100 ml di albume, vado a sbattere tutto e ci metto anche un cucchiaino di eritriolo perché va a addolcire un po' i toast e vengono veramente veramente molto buoni. Poi per comodità vado a mettere tutto in un piatto bello ampio e vado a inzuppare bene le mie due fette di pane integrale. Mi raccomando, guardate sempre gli ingredienti del pane integrale, soprattutto in cassetta perché di solito è pieno di zuccheri, e controllo. Dopodiché, dopo che sono belli zuppi, poi dipende quanto tempo avete, vado a metterli in padella, 3 minuti e sono veramente già pronti, sono veramente buoni e avete carbo, avete grassi e avete proteine. Vado a metterli sul mio piatto e poi tocco finale con il mio burro di mandorle 100%, questo è di Prozis e vi lascio anche il mio codice sconto qui sotto che è Vittoria, è valido su tutti i prodotti ed è in aggiunta anche magari a delle altre promozioni che fa Prozis, quindi utilizzatelo perché vi permette di andare a risparmiare. Quindi dopo aver dato quel tocco di burro di mandorle, che è veramente buono, vado a mettere un po' di frutta, banane e fragole, e questa è una colazione veramente pazzesca e preparata. Ci ho messo più magari a tagliare la frutta che a preparare tutto il resto. E poi mi faccio come sempre una buona tisana. Io adoro tantissimo queste di Yogi, ma se voi avete altre tisane da consigliarmi sono tutto orecchie, perché mi piace proprio bere la tisana, mi aiuta anche a bere tanto perché è importante. Io di solito soffro già di ritenzione idrica e non è che proprio sia il massimo della vita. E poi passiamo al pranzo vado a preparare qualcosa di veloce. Io di solito non compro mai cose pronte tranne questi peperoni, che sono praticamente solo peperoni e poi un pochino di conservante, ma non c'è nient'altro e sono stracomodi, soprattutto quando bisogna preparare un pranzo veloce veloce come tutti i giorni praticamente. Quindi li metto in padella, li faccio un po' riscaldare e poi questo è una scoperta, questo astuccio dove andare a cuocere la patata, sia questa dolce, nel microonde in 4 minuti. Dipende poi dalla grandezza, pazzesco. Questo astuccio ve lo lascio in info box se lo trovo, io l'ho comprato da Media World. E qui siamo già passati alla parte proteica perché vado a prepararmi degli hamburger con del macinato super magro che compro dal mio macellaio e sa come lo voglio, quindi vado a pesare il mio quantitativo, ci metto un pochino di spezie e poi io utilizzo tantissimo l'olio di cocco, a volte abbondo troppo e quindi vado a togliere l'eccesso, però di base mi piace tantissimo. E qui abbiamo la nostra patata pronta, come vedete la polpa è molto molto cotta, a me piace proprio bella morbidina, quindi è un aggeggio, un accessorio che funziona per davvero. Vado a condirla con un pochino di pepe. Qui abbiamo i miei due hamburger e poi una bella caterva di peperoni, che tra l'altro lasciano un po' di acquina, un po' di sughettino loro, che vanno a bagnare gli hamburger che, essendo magri, rischiano di essere un pochino gnocchetti. Invece con i peperoni è il mio abbinamento perfetto, veramente perfetto, perché li rende proprio belli saporiti, bagnati, per niente gnocchi. E questo è uno dei miei pranzi super rapidi che faccio spessissimo, perfetti per i miei macro, super saziante, mi alzo dal tavolo che posso veramente reggere fino alla sera senza problemi. E ora passiamo allo spuntino post workout. Sono tornata in palestra, io di solito mi allenavo sempre a casa e mi sono portata dietro questi fiocchi di latte super proteici di Arla. Io non so se ci sono anche in Italia, mi sono portata anche il kit per mangiarlo di mio figlio e sono strabuoni perché non sono acidulini. Qua
vedete la mia finezza, perché dovevo darmi una mossa per andare a prendere il mio altro figlio Sebastian, e quindi spuntino finito. Cena, vedete che utilizzo anche dell'olio extravergine d'oliva ogni tanto, che di solito mi piace sempre utilizzarlo più a crudo che per cucinare, e per cena vado a preparare questi filetti di merluzzo ancora congelati ovviamente, e vado a mettere nell'olio un pochino di cipolla tritata in maniera molto grossolana, come potete vedere, due spicchi di aglio. Vado a posizionare le mie pietre di merluzzo e le lascio andare a fuoco bello, bello vigoroso. Le muovo un pochino perché c'è sempre il rischio che si attacchino, ecco. Sto molto attenta. Dopodiché vado ad aggiungere un po' di vino bianco e lascio andare a fuoco lento adesso, quindi diminuisco. Intanto taglio i miei pomodorini, vedete che si è proprio creata una bella puccetta. E a questo punto, quando le mie pietre originali sono diventate dei merluzzi, vado a mettere i miei pomodori che ho tagliato, sono dei simil pachino, sono dei perini, e poi le olive nere che sono strabuone. In verità io volevo fare il merluzzo al forno, ma il forno era occupato da una torta e quindi non l'ho fatto, l'ho messo in padella, però è venuto strabuono, perché adesso lo lascio andare a fuoco medio, anche basso se avete tempo. Questo è del prezzemolo disidratato, perché non avevo tempo di andare, penso di non averlo avuto neanche nel frigo sinceramente. Guardate che bella faccia che aveva anche un buon gusto, veramente buono, ve lo straconsiglio se avete anche voi del pesce congelato, che di solito si ha sempre fretta di farlo, almeno io ho sempre fretta di farlo, e quando ho tanta fretta poi vengo ripagata con del pesce orribile e super gnocco che poi mi pento amaramente. Invece questo ha veramente, guardate il sughetto dentro la pentola, super buono. Io volevo farlo al forno mettendolo al cartoccio, sempre con dei pomodorini e delle olive, solo che nel forno c'era lei, la mia torta di mele fit, super buona. Se volete rifarla, guardate, sono super soddisfatta perché c'era un profumino che non potete capire. Vi lascio la ricetta in info box e provatela perché è pazzesca. E se vi fa piacere, taggatemi su Instagram, che vi ricondivido con molto piacere, voglio vedere le vostre creazioni. Io inizio a mangiare la mia cena, come vedete vado a mettere un pochino di sale perché ultimamente sto cercando di eliminarlo dalla fase di cottura, perché ne consumavamo davvero troppo. E con questo io spero di avervi dato qualche idea in più per la vostra programmazione del menù. Io vi saluto, intanto ho sfornato anche la mia nuova torta di mele fit, ne sto sfornando veramente tantissime. Vi mando un super bacio e ci vediamo al prossimo video What I Eat in a Day.